saluto a tutti gli amici di Vera TV, ben ritrovati nel nostro spazio di essere e benessere. Oggi voglio parlarvi delle nostre abitudini quotidiane, soprattutto di quello che mettiamo nel nostro carrello della spesa. Questo è molto importante perché tutto quello che noi acquistiamo, scegliendolo, poi lo portiamo a tavola e lo diamo ai nostri figli. Oggi in maniera evidente c'è sempre più spesso un consumo di prodotti industriali, di prodotti già confezionati. Quindi fondamentalmente, al di là delle generalizzazioni che sono sempre errate, però ha fatto un punto della situazione sulla raffinazione dei cibi, soprattutto delle farine. Infatti soprattutto la pasta, il riso, questi alimenti che portiamo soprattutto nella nostra tavola sono di farine raffinati, di grani trattati. Quindi che succede nella raffinazione? Che il chicco del grano perde lo strato aleuronico, che è quello che contiene più sostanze nutritive, così come anche nel chicco di riso. Quindi un consiglio è di affidarsi sempre di più a prodotti assolutamente integrali. Uno slogan che utilizzo spesso è integro se integrale, cioè quel contenuto nutraceutico. E pensate che il grano, il nostro grano, uno su tutti, orgoglio italico, il grano Senatore Cappelli, è un grano che contiene un'altissima percentuale di vitamina E e tanti aminoacidi preziosi per il nostro organismo, carente un po' di lisina, che però nella nostra dieta a rotazione, nella dieta mediterranea, possiamo poi trovare nel riso, perché il riso invece è ricco di lisina. La lisina è uno degli 8 aminoacidi essenziali, e allora voglio sottolinearvi questo fatto, l'importanza di coniugare bene, di combinare bene i nostri pasti. E al di là che nelle proteine animali li troviamo tutti e 8 questi soldatini che ci difendono e ci danno la garanzia di una sintesi proteica efficace, ovvero di un rinnovo, una riproduzione, una riproposizione quotidiana del nostro organismo, delle nostre cellule, l'importanza che questo contributo possa essere sempre in equilibrio. Allora, quando parliamo di mondo vegetale, non esiste una proteina vegetale che ne contenga tutti e 8 in maniera adeguata. Allora, una combinazione facile, che poi la definirei la proteina mediterranea di quando non c'era il frigorifero, è una buona pasta e fagioli, farro e lenticchie, riso e ceci, cioè coniugare un 3 pugni di cereali con un pugno di legumi. Quindi l'importanza di dare al nostro organismo tutto quello che necessita con una logica. Tornando al cibo industriale, soprattutto le merendine che contengono decine di ingredienti, sta a noi genitori andarli a leggere uno a uno e capire appunto quanto possono essere pochi o favorevoli per un benessere dei nostri figli. Non esiste nessun tabù, non esiste nessun motivo di proibire questi cibi. Il problema è che questi cibi sono diventati la regola e non l'eccezione, e quindi una buona merenda resta la merenda dei tempi che furono: pane e olio, pane e marmellata, pane e miele, anche un buon pezzo di pizza, però non troppo elaborata. Fatta la pizza si fa con acqua, farina e sale, e farla lievitare. Quindi il discorso è di ritornare un po' alle nostre origini, vivendo nel 2023 assolutamente con tutta la tecnologia di cui abbiamo a disposizione, soprattutto in casa il frigorifero che ci consente di mantenere le cose per più giorni. 3 generazioni fa il frigorifero non era nelle nostre abitazioni, quindi cerchiamo di vivere senza frigorifero, col frigorifero in casa. Questo è il consiglio che vi do per vivere in essere e benessere.